Una campana, un'altra senza alcuna soluzione di continuità dopo il Giuliano, la Turris, la Juve Stabia. Adesso il turno dell'Avellino di Mister Rastelli per la Fidelisandria di Dudu, una squadra completamente ritrovata, con un'anima e un piglio completamente diversi da quando è arrivato il tecnico senegalese in panchina. Lo ricordiamo, 8 punti nelle 6 partite della gestione sotto l'ex tecnico di Bari Gravina, anche se un'ultima sconfitta, quella rimediata contro la Juve Stabia, che continua a farsi sentire, continua a essere molto dolorosa perché è maturata di fatto in maniera anche abbastanza immeritata al termine di una partita che la Fidelis probabilmente aveva giocato meglio degli avversari. La Fidelis va al Partenio, dovendo però fare a meno dell'uomo di maggiore qualità, quel Francesco Urso, che non ha vere alternative in rosa, è lui il trequartista del 4-3-1-2. Dunque Dudu deve trovare nuove soluzioni. Dudu ritrova Arrigoni al rientro dal turno di squalifica, che riprenderà il suo posto da titolare in cabina di regia. Al suo fianco sicuramente Candelori e Gibril, per sostituire il già citato Urso dovrebbe toccare probabilmente a Pavone, ex Turris, che agirà a sostegno del tandem offensivo composto da Bolsius e da Persichini, favorito su Scipos. Non da escludere anche una modifica del sistema di gioco, perché Pavone e Bolsius possono fare gli esterni offensivi, e magari Persichini fare il centravanti al centro. Potrebbe anche esserci un 4-3-3, un 4-2-3-1, casomai si decidesse di avanzare Gibril sulla tre quarti. Insomma, sono diversi i dubbi a causa dell'assenza di Urso, mentre a chiudere in difesa il quartetto difensivo dovrebbe essere confermato, con Ciotti sulla destra, i centrali Dalmazzi e Delvino, il quarto a sinistra dovrebbe essere Azziosmanovic, anche se vivo il ballottaggio con Mariani.